Buon pomeriggio amici. Siamo già collegati col campo di Gorgonzola dove quest'oggi è amichevole di lusso per i nostri ragazzi. Quest'oggi c'è Monza contro Novara. Partita iniziata da pochi secondi. Diamo un rapido sguardo alle formazioni. In porta abbiamo Ferrari inizialmente con Gurzi e Raiola, coppia difensiva, sulla sinistra già quinta, sulla destra è Vitale, Lorenzo, in mezzo Ghiotto con Zonca, in attacco abbiamo Lecischi a supporto di Megazzini. E partiamo subito con Ghiotto, palla a piede, Ghiotto si presenta, va al tiro, palla fuori, prima azione dei nostri. Giornata torrida quest'oggi. Sul campo di Gorgonzola sfioriamo i 30 gradi, 37. anzi, forse li abbiamo già superati, Iuri. 34 Già qui. gradi segna il termometro in questo momento. Già quinto, fermato. Riparte il Monza. Parte il Monza con Scarcella, un ex del Novara. Ferma tutto, Megazzini. Parliamo un po' anche delle nostre ex. Sì, oggi giocheranno contro molti dei nostri ex. Vedo Scarcella, vedo Vallecaro, vedo Bognetti, non vedo Caputo che inizialmente è in panchina, entrerà più avanti. Gioca il Monza sulla fascia destra, palla in avanti, ferma Gurzi che si appoggia sul nostro portiere Ferrari che gliela ridà a Gurzi. Gurzi avanza, Gurzi la smista su Giaquinta. Dani Giaquinta cerca Megazzini, interviene un difensore del Monza, palla in out. C'è Filippo. Sì. Ricordiamo che assente per impegni personali mister Ieraci, quest'oggi in panchina ci saranno mister Tessera con Filippo in aiuto. Raiola in pressione sul loro attaccante. Fasi un po' concitate della partita, ancora 0-0. Rimessa laterale per i nostri. Rilancio di Gurzi, Ghiotto di testa con l'aiuto di Megazzini. Palla per Vitale, ha girato Vitale, attenzione al loro numero 7 che si sgancia in un'azione offensiva, la mette in mezzo, Ferrari respinge, pericolo. Ferma tutta la difesa, rilancia per Megazzini, buona occasione, si ferma Megazzini, fermato dalla difesa del Bonza. Lecischi, gioca all'indietro per Raiola. Raiola per Zonca ancora, Vitale. Palla in mezzo per Megazzini anticipato dalla difesa, riparte il Monza sulla fascia sinistra. Azione tambureggiante del Monza sulla fascia sinistra, palla in mezzo, pericoloso tiro il palo. Pericoloso anche il Monza con un palo. Rimessa dal fondo. Solita partenza contratta dei nostri, Iuri, cosa ne pensi? Sì, un po' dobbiamo conoscere anche l'avversario. Sì. Certo, Comunque non è la squadra con cui abbiamo giocato prima. l'avversario al completo quest'oggi. Ragazzi del Monza è l'ultima partita. Sì.
Azione fermata per un contrasto di gioco, riprende Ferrari, lancio lungo, Raiola di testa, Ghiotto, Gurzi, ancora Ghiotto, fermato, scarcella per il Monza. Ripartono ancora loro, ancora il numero 7 è molto pericoloso su quella fascia, mette in mezzo la palla, Ferrari fa sua la palla. Mette giù la palla e rinvia sulle Cischi, fermato, Zonca, salta un uomo Zonca, spinge la palla in avanti, si ferma, la cede a Ghiotto, Ghiotto si gira, Ghiotto, salta un uomo Ghiotto, la cede ancora Zonca, cross in mezzo a cercare Magazzini, fermato, ancora Ghiotto, già quinta, lotta con Scarcella, già quinta, interviene Ghiotto, ancora già quinto, Scarcella, Ghiotto, un po' di confusione, Raiola. Raiola aggredito, Raiola, riprende lui la palla, bravissimo. Vitale, Raiola. Molto pressing Iuri della squadra avversaria, apertura per Scarcella, che si presenta, tiro, il gol. Gol del Monza. Stringe Scarcella, riceve la palla e non ha problemi a staccare. 1-0 per il Monza, la partita è ancora lunga. È un po' di vento, eh? Si alza un po' di vento, meno male che rinfresca un po' l'aria. Ripartiamo con Raiola, si sgancia Raiola, Zonca. Si gira Zonca, va via due uomini, la cede a Magazzini, spalla la porta, la cede ancora all'indietro verso Ghiotto, fermato. Contrasto in aria, al centrocampo, l'arbitro fischia un fallo sul numero 9. Intervento sandwich su di lui, di Raiola e Gurzi. Fallo battuto, palla all'indietro per il Monza. Palla, fallo laterale, partita come si presumeva molto ostica per i nostri quest'oggi. Magazzini, già quinto, ancora fallo laterale, stavolta per il Monza. Fase della partita un po' lenta. Vabbè, anche il caldo dal suo. Sì. Fischia l'arbitro, la rimessa laterale, inversione della rimessa. Sempre per loro. E spinge Zonca che ferma tutto, Magazzini si lancia su questa palla. Attacca ancora sulla sinistra il Monza, soffriamo un po' di là, ancora il numero 7, si presenta davanti al portiere, il tiro, respinge Ferrari. Sì, tutte le azioni pericolose partono di là, sulla nostra difensiva destra. Calcio d'angolo per il Monza. Parte il cross, pericoloso, nessuno arriva sulla palla che sfila sul fondo. Subiamo molto il loro pressing. Mister Tessera inverte i terzini. Vitale a sinistra, già quinto a destra. Ghiotto cerca sbocchi, Ghiotto la gioca sulle Cischi, lancio lungo di Zonca a cercare Magazzini, vediamo un po', guadagna un calcio d'angolo per i nostri, va Vitale alla battuta, Lorenzo Vitale,
col suo sinistro. Due giocatori in aria più tre fuori, Raiola e Megazzini, altissima la palla, bella Megazzini, la prende lui, palla sopra la traversa e ci sono già i primi cambi per i nostri. Entra Collia, esce Megazzini, esce Lecischi ed entra, chi è che entra? Iuri Di Gioia? No, Saporito. Quindi Collia e Saporito che prendono il posto di Lecisca, ha cambiato i due attaccanti, mister Tessera, per il resto siamo rimasti uguali. Raiola, bellissimo anticipo di Raiola, spinto da dietro, fischia il fallo l'arbitro, punizione a centrocampo. Punizione sulla palla Ghiotto Alessandro. Conosciamo Ale che è uno tiratore abbastanza. Parte la rincorsa, il tiro molto pericoloso, palo, gol! Ed è gol di Ghiotto! Grande Ale! Alessandro Ghiotto su punizione. Appena vi dicevo che è un grande tiratore comunque. Il portiere si distende, sfiora la palla che colpisce il palo interno. E la palla entra però in porta, purtroppo per loro. 1-1, ristabilita la parità. 1-1 in pressing, Saporito sui loro difensori. Raiola in anticipo, bravissimo Vitale, un po' di spazio, può andare fino in fondo Vitale, palla in mezzo, deviata, vediamo, calcio d'angolo. Cos'è? Ah, perché? No, perché ha toccato Saporito. Ah, ma pensate, il fiscale, l'arbitro. Comunque anticipo ancora di Gurzi. Già quinto. Bellissima palla per Zonca, palla per Collia. Collia ancora per Zonca, Saporito. Vitale, può liberare il suo sinistro Vitale. Eccolo il sinistro, deviato, angolo. Calcio d'angolo. Sono ripresi bene i nostri. Dopo un inizio un po' stentando, ma adesso comunque fioccano anche per i nostri le azioni. Calcio d'angolo, Vitale in 5 in aria, ecco la palla in aria, pericolosa sfida, nessuno che tocca la palla. Riparte il Monza in contropiede, i nostri stanno rientrando, c'è un buco sulla destra, Iuri, attenzione a Scarcella, si ferma e va il tiro. Traversa e para Ferrari sulla ribattuta. Tiro, traversa, poi sulla ribattuta di testa del loro attaccante Ferrari riesce a far sua la palla. Bellissima partita fino adesso, molto combattuta, azioni da una parte e dall'altra. Rimessa laterale per i nostri. Ghiotto ferma. Collia lotta, fermato. Attenzione al Monza, ancora pericolosa, c'è il gol del Monza questa volta. Abbiamo perso palla pericolosa in mezzo al campo, un buco di là sulla fascia. Sì, pata, allora c'è il muscolo o lo champagne? Poi c'è fatto. Ma perché al bar? Ma chi è quel procuratore? Lancio lungo. Palla portiere del Monza che riparte palla al piede sulla loro fascia destra. Attacchiamo, non possiamo stare. Bravo, bravo! Cade da solo il difensore del Monza, ma si rialza, che va addirittura al tiro. Palla sul fondo. Rimessa dal fondo. Piccolo,
Ferrari mette giù la palla, rilancia a lungo, cerca Collia che ferma la palla. Fase combattuta della partita, il Monza ritorna all'indietro. Grande Puglia! Ma la riprendiamo noi con Ghiotto, fallo laterale. Già quinto. Già quinto cerca un compagno libero, lo trova in Ghiotto che ha un po' di spazio, si allunga la palla, palla pericolosa, deve uscire Ferrari che rinvia a lungo. Vitale la mette giù benissimo, cerca il numero su Scarcella, fermato Vitale. Va il cross, non pericoloso perché lo ferma Gurzi. Guadagniamo una rimessa laterale. Ghiotto. Ma com'è vostra? No, è bianca. Ghiotto fermato, rimessa laterale. Zonca si libera di un avversario, recupera il Monza che si appoggia dietro al portiere e riparte sulla loro fascia sinistra. La prendiamo noi con Giaquinto. Ancora però la palla per il Monza che va al tiro con un difensore. Si prepara un cambio. C'è Barogni. Giorno. Sì, ci saranno tanti cambi oggi, Iuri. Giaquinto, Collia. Fermato. Palla all'indietro per il portiere del Monza che smista sulla fascia destra. Copre la palla Giaquinto, palla sul fondo. Ancora Ferrari. Ancora un cambio, esce Vitale, entra Jordan Baroni che si sistema sulla sua fascia sinistra. Rimessa di Ferrari, Preda e centrocampo del Monza. Ancora il loro numero 7 che punta Gurzi, bravissimo, e lo ferma in calcio d'angolo. Bravo Antonio. Calcio d'angolo battuto corto. Cerca lo spazio per il cross, non è pericoloso perché la prendiamo noi con Ghiotto, fermato il rilancio, ancora Gurzi. Prendiamo ancora noi, palla ancora per loro. Zonca, lotta Zonca, si gira molto bene, palla per Collia che guadagna un fallo laterale. Saliamo con la squadra, Giaquinto sulla palla. Palla per Zonca, ancora Giaquinto. E finisce qui il primo tempo. Fine primo tempo, 2-1 per il Monza. A risentirci a dopo per il secondo tempo. Abbiamo un ospite, Giovanni Bognetti, due battute su questo primo tempo. Abbiamo dominato, dai. Possiamo dire di no, non è vero. Il Monza sostiene di aver dominato. La porta in bianco, vedi come va. Comunque Bognetti, la partita è ancora lunga, sì, risultato ancora in bilico, o dice che è già finita così? No, ancora lunga. Sono d'accordo con voi. Partita ancora lunga.
2-1 per il momento, ci sentiamo dopo e vediamo il secondo tempo. Ciao, ciao.